3 marzo 2012, Gian Nicolacione da Pescara, siamo in occasione del congresso dell'Associazione Radicali Abruzzo. Va bene, siamo in compagnia di Roberto Di Masci, segretario uscente, che ha condotto i lavori, ovviamente il dibattito, e gli chiediamo inizialmente una considerazione un po' su come sono andati sul tenore dei lavori, come sono andati gli interventi, insomma. Dunque, devo dire che l'andamento del congresso è stato buono, anche superiore alle aspettative, in un certo senso ci sono stati interventi inaspettati, partecipazioni inaspettate, persone che hanno deciso di associarsi, che noi non conoscevamo e che quindi hanno in qualche modo avuto notizia della nostra esistenza e che hanno ritenuto utile partecipare attivamente alle nostre attività, e quindi questo è già un risultato molto positivo. L'elemento, diciamo, saliente, gli elementi salienti di questo congresso sono fondamentalmente due. Da un lato la carica di segretario che passa da me a Rosa quasi bene, e dall'altra la conferma di alcuni obiettivi politici importanti, come l'impegno dell'associazione sulla questione delle amministrazioni locali, sulla trasparenza nella pubblica amministrazione locale, ovviamente, cioè nostra, e ovviamente il permanere della questione delle carceri e della giustizia, sempre in Abruzzo. Su due temi sui quali ci impegneremo per quest'anno. Roberto, mi sembra appunto che la nuova segreteria parte con un impegno, un pochino che è uscito anche dai lavori congressuali, sulla anagrafe pubblica degli eletti. Perché appunto, come ci ha detto Rosa, ci sta una legge che è regionale, però c'è formalmente ma è inapplicata. Le realtà, diciamo, più capillari, quelle comunali, avete conoscenza di quanto hanno recepito un pochino questa direttiva, che sta, insomma, da tempo che se ne parla a livello anche nazionale, e quanto i singoli cittadini anche delle realtà rurali possono conoscere quello che sono appunto i dati dei loro eletti? Dunque, per quanto riguarda le città più grandi, ci sono alcune città hanno adottato delle delibere in questo senso, cioè per l'adozione dell'APE, ma non hanno dato seguito alla loro attuazione. E stessa cosa dicasi per la Regione, e questo rappresenta già un primo terreno di impegno nostro importante nel sollecitare, nel richiamare al loro dovere su un regolamento che loro stesse si sono date, loro amministrazioni, per l'attuazione dell'anagrafe pubblica degli eletti. Per quanto riguarda la diffusione della conoscenza dell'esistenza di questo strumento nelle realtà più piccole, più periferiche, nei piccoli centri e nei piccoli comuni, qui il discorso è molto diverso, perché devi pensare che in Abruzzo ci sono più di 300 comuni, 108 nella provincia dell'Aquila, 103 in quella di Chieti, insomma è parecchia roba. I comuni più grandi, Pescara, L'Aquila, Teramo, Chieti, Lanciano, Vasto, Avezzano, Sulmona, sono, come dire, sono dei centri nei quali è possibile fare un discorso. Sugli altri centinaia di comuni il discorso per noi è veramente impegnativo, cioè vedremo che cosa riusciremo a fare, ma fondamentalmente preferiamo impegnarci sugli impegni che le amministrazioni già si sono dati deliberando, e poi eventualmente a seguire sui centri maggiori. Roberto, volevo farti una domanda su un argomento che però nel congresso non è uscito, non se ne è parlato. Mi sembra di ricordare che i radicali delle iniziative in seguito al terremoto che ha semidistrutto L'Aquila. Ecco, chi è rimasto di quelle iniziative? Hanno dato seguito a qualcosa? Hanno creato qualcosa? Sai darci appunto uno stato dell'arte? Dunque, i radicali insieme all'Istituto Nazionale di Urbanistica diedero seguito ad un disegno di legge che poi è stato presentato, e poi credo fosse stato accorpato ad un altro disegno di legge presentato dal PD sulla questione e altri. Noi stessi ci impegnammo anche su un ulteriore disegno di legge presentato dalle associazioni aquilane,
per quanto riguarda il tema della ricostruzione, che aveva una valenza anche generale, cioè avrebbe avuto una, come dire, un'utilità per tutte le calamità naturali che fossero seguite a quell'Aquila e che è partita comunque dall'Aquila. Oltre questo non so a che punto sia, ma è un discorso che comunque sta andando avanti a livello parlamentare, perché chiaramente parlando di ricostruzione è quello il terreno, è quello l'ambito legislativo e diciamo, necessario. Ecco. Ok, ringraziamo Roberto Di Maci, diciamo, auguriamo un glorioso futuro a questa associazione e mi sento di dire, insomma, stringiamoci anche attorno alla neosegretaria e diamole una mano. Grazie ancora. Grazie a voi.